Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi voglio spacchettare con voi questa scatola, confezione, box di Astra Makeup che mi hanno mandato alcuni giorni fa. Quindi sono curiosa di vederla anche perché è ancora sigillata. Quindi sono proprio curiosa di vederla con voi. Dovrebbero essere prodotti per ed è la base makeup, quindi stra curiosa di vederla. Ed io ringrazio anticipatamente Astra per avermi inviato questa box ed vi ricordo che è un marchio completamente italiano che vende sia online che nei negozi fisici, quindi perché no? Soprattutto a prezzo low cost, che è molto molto interessante. Quindi basta tergiversare. È ora di aprire questa box perché non vedo l'ora. È ancora sigillata e credo che l'unico modo sia prendere qualcosa per aprirla. L'adesivo attacchiamo sopra e adesso vediamo cosa c'è dentro. Allora, conosci la nostra hashtag Digital Squad base viso? Ah, sì, proprio il prodotto per la base viso. E oltretutto, cosa che vi posso segnalare, che non sapevo neanche io, c'è l'app sia per Android sia per Apple. Vi faccio vedere. Se volete fermare il video e fare sul codice a barra, sul codice QR, se no, comunque Astra App, Astra Makeup. Quindi ok, e ora andiamo ad aprire e vediamo che cosa c'è dentro. Ah, ok, proprio apriamo così. Abbiamo detto che wow, quanti prodottini! Abbiamo detto che è proprio per la base, quindi aspettate che non vorrei che cadesse qualcosa. Ok, andiamo a vedere. Allora, alcuni prodotti li conosco già e alcuni ce li ho già, vedo. Quelli che ho già non li apro e li terrò per voi, così. E sapete che ogni mese estraggo un commentino per ricevere qualche prodottino, commentino per il prodottino, e quindi li tengo per voi. Non sempre riesco a estrarre una volta al mese, ma non c'è problema. Vuol dire che il mese dopo estraggo due commenti, uno per il mese scorso, uno nei commenti del mese scorso e uno nei commenti del mese in corso, quindi non vi scappate. E adesso vorrei vedere con voi. C'è un po' proprio di tutto. Allora, vediamo il primo che è questo. Ritual Primer Matte Effect. Base trucco perfezionante, mattificante, sulla mia pelle mista ci sta. È questo qui. Però adesso vi fermo un attimo perché tiro fuori i prodotti perché questa carta fa tanto rumore. Quindi scatola vuota e li mettiamo qui. Allora, torniamo alla base viso mattificante e vediamo cosa dice. Base viso opacizzante adatta a pelli da miste a grasse, ci piace. Formula in gel a base d'acqua, ci piace. Ora la proviamo, ma io mi sono fermata un attimo perché sto guardando l'INCI e ragazze non contiene. Ah, no, scusatemi, agli ultimi, verso il basso al dimeticone, scusate, mi fermo subito. Allora, così lo proviamo. Può piacermi. Può piacermi. Non è siliconico come tanti che hanno il dimeticone, sembra quasi bagnato. Un leggero profumo ed è asciutto. Va bene, lo proviamo perché mi serve sempre un primer e vi saprò dire. Poi ho visto che c'è anche questo. Sì, è sempre la stessa linea, quindi sempre Ritual Primer come questo, però questo è lo Smoothing Effect, quindi base trucco perfezionante lisciante. Dice di base viso lisciante adatta a tutti i tipi di pelle, sempre base di acqua distillata ed è questo qui.
E allora andiamo a provare anche questo. Andiamo un po' più in fondo. Questo è trasparente. Questo è il tappino che cade. Questa va lavorata un pochino di più, però è sempre, sembra bagnata e poi si asciuga. Il profumo è lo stesso. E a questo punto andiamo a vedere anche qui l'inci. Che non è che dico buono o cattivo, solo che quando applichiamo un prodotto sul viso, soprattutto se da tenere tutto il giorno, voglio sapere se ce l'ha il dimeticone o no, se ha i petrolati, se ha le paraffine, voglio saperlo, poi mi può andare o no, però voglio saperlo. E non ha il dimeticone, se vi può interessare. Non è proprio ottimo l'inci, ma comunque non ha il dimeticone. Io a questo punto dovrei mettere in pausa il video per cercare il tappino, perché vorrei chiuderlo, è un primer, quindi un attimo. È tutto normale nei miei video vedere queste cose, cioè tutto un work in progress, ma andiamo avanti, perché sto guardando un po' così per capire, ma a questo punto direi che ci interessa tantissimo il fondotinta Astra. Transformist fondotinta e correttore super coverage, quindi semi matte finish. Il numero è lo 02, è un 18 ml. Mi rifiuto di leggere l'inci, ve lo dirò poi. Vediamo se up to 16 ore, 16 ore ci piace l'idea. Quindi è un fondotinta e correttore alta coprenza, come si apre? Va così. L'applicatore è enorme. Non so se questo tipo di applicatore sinceramente mi può piacere o meno, ma andiamo a vederlo. Il colore ci sta. Il colore ci sta, ha sempre questo leggero profumo, quindi immagino che sia caratteristico loro. Ma visto che io dovrei mettere dei fondotinta da provare, proviamo questo. A questo punto, così da come vedo, direi che ci può interessare anche il correttore Long Lasting Concealer, correttore lunga tenuta con SPF 15, Eye Coverage, quindi alta copertura, up to 12 ore. Il colore è N03, mentre il fondotinta era un N02, quindi il correttore è più scuro, ma noi lo proviamo. Ok, correttore con questo applicatore e andiamo a provarlo qui. Sì, effettivamente è più scuro. Alta coprenza, molto cremoso, quindi ne basta pochissimo, però si sfuma bene perché si sfuma anche con le dita. È da provare assolutamente. Si vede che è un pochino più scuro, ma neanche tanto, quindi secondo me hanno pensato bene che con il 02 di fondotinta ci sta lo 03 di correttore. E poi altra cosa, ah no no no, scusate, stavo facendo vedere la cipria, ma qui c'è, no, pensavo che fosse, e invece ok, andiamo alla cipria. Questa la conosco già, è la conosco già, ma devo leggere, polvere di riso in polvere libera. È una cipria fissante che a me piace tanto, soprattutto mi piacciono molto le ciprie in polvere libera. Questa ha l'applicatore e aspettate perché no, 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 non la apro, non la apro perché la devo tenere per voi, perché ce l'ho già io. Quindi è una cipria fissante in polvere di riso classica bianca, che però è in colore sul viso.
Poi andiamo avanti, a questo punto devo guardare che cosa c'è perché non capisco. Ok, prodotti per la base, basta. Quindi abbiamo due primer, uno opacizzante e uno lisciante. Poi il fondotinta, correttore e cipria. E la base viso è fatta. Vedo che non ci sono prodotti per le labbra e giustamente con le mascherine i prodotti per le labbra non ci servono. Quindi andiamo alle... Non lo so, andiamo a vedere cosa c'è. Cult Stick Water Resistant Cult Sheet. Ah, è long lasting. Un ombretto in così, water resistant, un ombretto in stick water resistant, quello che ho io è lo 02. Ma a questo punto io mi fermo. Perché ho correttore e fondotinta, ho tutto, mi strucco la mano e così li vediamo bene. Mentre finisco di struccarmi, voglio chiedervi una cosa: vi piacciono i video dove scopro proprio con voi in anteprima questi prodotti e quindi li apro e li vedo? Oppure preferite che prima l'apro io ed fuori camera leggo cosa sono, guardo cosa sono e poi ve li mostro bene? Perché così li sto scoprendo anch'io, quindi non so bene che prodotti sono, perdo un po' di tempo a cercare di capire come questo water resistant che non sapevo che fosse uno stick per ombretto. A questo punto mi sto asciugando la mano e noi andiamo a provarlo, ma nel mentre che si asciuga vi mostro anche questo che è l'acqua shadow pencil, sempre waterproof, quindi è un altro ombretto waterproof bianco. Ombretto bianco, wow. Ok, asciutta. Quindi adesso proviamo prima questo che vi ricordo che è il numero 02, che è quello così. È delicato. Secondo me è bello sia da solo perché è bello luminoso e dà appena appena un po' di colore, ma è bello anche come base per gli ombretti, perché è un po' appiccicosino e quindi come base per ombretti può andare. E ora andiamo a vedere questo che è bianco, 16 ore acqua shadow pencil, ma lo stesso marchio? No, sono proprio due cose diverse. Questo è lo 01. Bianco perlato. Allora è molto luminoso e poi una volta sfumato dà proprio appena appena un tocco di luce, ci può piacere. Ora ultimi due prodotti Astra, sì, 24 ore color stain pencil. Matita occhi lunga durata morbida, il colore è lo 01, credo che sia un nero, questa qui. Ah, ok, di quelle automatiche, quindi andiamo qua. Molto nera, cioè. Wow. Molto morbida, molto nera. È da provare e vedere se davvero dura 24 ore, ma mentre si asciuga per vederlo, andiamo a finire con l'ultimo prodotto che non apro perché ce l'ho già e quindi lo tengo per voi. Questo è l'Insta Curl mascara volume più in curvatura, questo qui nero. Quindi direi che anche per gli occhi, volendo, base l'abbiamo vista. Per gli occhi abbiamo un ombretto più scuro, un ombretto più chiaro, la matita nera e il mascara, quindi abbiamo anche la base occhi, cioè il trucco occhi. Quindi effettivamente questa box, come promette, c'è un trucco completo. Voglio vedere la matita, non è ancora asciutta, qui ho fatto un poccio, però è molto molto morbida e mi sembra anche resistente. Sì, viene via con la salvietta struccante, però bisogna.
insistere un pochino. Vediamo gli ombretti. Sì, vengono via anche gli ombretti, quindi ci piace. E adesso che mi sono struccata, basta. Allora, io ringrazio intanto il marchio Astra Makeup perché, per avermi mandato questi prodotti, perché è un marchio italiano ed è oltretutto low cost. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti, se vi trovate bene, se vi piacciono. Io ultimamente ne sto provando alcuni perché lo conosco da poco ed è soprattutto me l'avete indicato voi alcuni prodotti. Mi piace e trovo che come prezzi a livello di Essence, ad esempio, questa di più che un Made in Italy e lo promuoviamo perché no? E oltretutto, ed è l'unica cosa che ho notato di Essence che continuo ad adorare, è che ultimamente ha aumentato i prezzi, ma la qualità è la stessa. Quindi sto cercando degli altri marchi low cost da proporvi. Quando mi hanno fatto scoprire Astra, ho detto perché no? Ce ne sono altri low cost che sto provando, però Astra mi piace, quindi stra complimenti. E niente, io spero che avete avuto un po' di compagnia, vi ho fatto conoscere alcuni prodottini. Fatemi sapere, come vi ho chiesto, se preferite che li apro prima e poi ve ne parlo nel dettaglio o se scopriamo assieme. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, Ciao! ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricordi di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!